Ciao a tutti, io sono Carolina e questo video vorrei che sia il più rilassato e meno chiacchierato possibile, anche perché mi sto allanganendo, proprio mi sto rompendo le gonadi a montare, a sentire la mia voce, e quindi voglio anche che sia un po' più rilassante con la musica. Ed è un video in cui faccio risorgere dalle sue ceneri, almeno su YouTube, perché in realtà nella mia vita quotidiana io questa palette la utilizzo tanto, ovvero un grande classico, ormai un classico del modernariato. Cioè, alla fine ho fatto spoiler involontariamente perché la sto facendo vedere un pochino, chi la conosce la riconosce dal packaging, e voglio riutilizzare qui sul tubo davanti alla telecamera, alla videocamera, la Smoke Sessions di Melt, la mia primissima Melt. Eccola qui in tutto il suo splendore, rivista di recente nella mia Capsule Collection e protagonista di uno dei miei primissimi video su questo canale, realizzato quando non c'era ancora la pandemia, quindi risaliamo a gennaio 2020 almeno. Voglio realizzare un trucco grafico che ho visto sul canale di una ragazza irlandese che si chiama Carla M Makeup. Poi ve lo lascerò sotto, menzionato sotto, così se volete potete andare a dare un occhio, che ha realizzato in un video 3 looks 1 palette un look grafico meraviglioso con questa palette. Questa palette ha una particolarità, la riapro di nuovo, presenta solo due toni opachi, ovvero Sour Diesel e Space Queen, che sono due toni molto scuri, anche piuttosto difficili da lavorare, e infatti lei nel suo look si aiuta con una cialda singola per fare la sfumatura, e per il resto realizza un trucco utilizzando solo le tonalità shimmer. Vi farò vedere come. Io intanto metto il primer solito, che per me è quello di Makeup Revolution, visto che ce l'ho adesso nella pochette da tutti i giorni da battaglia, realizzo un occhio fuori campo e per l'altro ci vediamo insieme. Cioè, lo realizziamo insieme. È il look abbastanza fatto. Rispetto alla versione originale di Carla, io ho fatto un disegno molto più discreto, molto più piccolo, e non ho utilizzato come base un eyeliner in gel che avrebbe reso tutto più intenso, ma ho utilizzato la matita di Puro Bio, che è comunque cremosa, però che rende il tutto un po' più morbido. Alla fine sembra come se io avessi utilizzato un solo ombretto multichrome, ma poi vi faccio vedere man mano come si fa questa aletta di farfalla. Ovviamente potete scegliere voi in base al vostro occhio se farà più grande o più piccola, o comunque adattarla alla forma. Rimetto di nuovo il primer su questa palpebra, e come palette di accompagnamento uso la mia scatola di fiammiferi preferita, ovvero la Naked It di Urban Decay, e i colori che mi servono per accompagnarmi in quest'opera sono Awans, che ho utilizzato nell'arcata sopraccigliare, e poi Chaser, che mi servirà per dare una lieve definizione alla piega dell'occhio, per non avere proprio una sogliola su cui lavorare. Queste operazioni io le farò fuori campo, poi torno con voi per la parte dell'aletta di farfalla. I passaggi preliminari sono stati realizzati, io ora mi armo di questa matitina e traccio la forma della mia palpebra mobile, sperando che venga più o meno simile a questa qui. Non prometto nulla. Questa parte, siccome sono lavori di precisione, la devo fare in silenzio, quindi vi godrete una pausa musicale. Comunque, non è proprio la stessa cosa, ma tanto alla fine andremo a pulire qui al lato con il correttore. Che cosa devo fare adesso? Gli ombretti shimmer della Smoke Sessions hanno bisogno della colla glitter, davvero davvero bisogno, altrimenti hanno questa texture un po' sbrisolona che se ne va da tutte le parti, e in più con la colla glitter esplodono. Quindi io prendo un pennellino piuttosto piccolo, questo fa parte del set Amethyst di Nabla, ci spalmo sopra la colla per glitter e via. Allora, avete visto quanto è cremosa, quanto è poco affidabile questa matita di
come si chiama, di puro bio. Addirittura a volte mi rifiuto di ricordarmi il brand produttore, andiamo benissimo. E questo da una parte è un bene, perché possiamo continuare a lavorarci se la forma non ci soddisfa, però d'altra parte, non essendo così pigmentata come un eyeliner in gel, per esempio, la base su cui noi andiamo, noi, plurale maiestatis, così proprio a culo, su cui andrò poi a stendere gli ombretti, è meno intensa, quindi gli ombretti diciamo che brilleranno di meno, però poco male. Io parto dalla codina e il colore che utilizzo nella codina è Mint Green, che è un verde bellissimo che si prelieva al meglio con il dito, però per adesso, per essere precisa, lo devo prendere con il pennello, poi ci ripasserò con il dito, che è un verde di una tonalità spettacolare. Spero che si veda in videocamera. Ha una base nera e questo colore smeraldo sopra che lo rende un sottotono unico. Eccolo qui. Poi, con il dito, vado a pescare l'ombretto che ho nei 22 in meno, che è questo qui, Grand Daddy. Vedete l'impronta digitale grossa del mio ditone. Colore. È spettacolare questo effetto scarabeo che si crea quando Grand Daddy e Mint Green si incontrano. E ultimo colore che prendo sempre con il dito è uno dei miei preferiti di questa palette, ovvero Blue Dream. Eccolo qui. Continuo ad aggiungere colore. Ora, con le dita cerco di riapparare la situazione. Uguale? No, probabilmente no. Ora vado a sistemare un po' la situazione delle alette di farfalla e poi tornerò per la base viso. La base viso però la realizzerò in silenzio con altra musica in sottofondo. Ripeto, questo deve essere un video rilassato. Back again.
Non credo. È simmetrico? Non proprio. Mi piace, mi sono divertita, un saccone. E in più sono molto contenta anche che per realizzare questo trucco, in realtà ho scoperto che nei vari prodotti dei 22 in meno io avevo già abbastanza cose da poter utilizzare. Questo mi rende felice perché significa che noi abbiamo già tante cose, quello che manca a volte è la creatività, quindi si può far nascere la magia con poco, secondo me. Già, in realtà io già da quando ero piccola ero così, che mi accontentavo di poco per giocare, sarà perché ho sempre avuto una fantasia che ha camminato mille miglia. Comunque, l'obiettivo di tutto questo è: ci piace un look? Lo possiamo ricreare con quello che abbiamo. Hashtag shop my stash. Più o meno noi abbiamo tutto. Ci vuole solo un po' la pazienza di andare a cercare e la voglia di essere un po' creativi, anche la voglia di divertirsi. E io questa sera mi sono divertita tantissimo. Per completare il look ho utilizzato qui nella rima inferiore, anche un po' all'esterno dell'occhio, grazie al motorino che passi e che mi rompi le gonadi, la matita di Linda Alberi, quella del progetto, insomma, del 22 in meno, che adesso vi riesce dalle orecchie per quante volte la nomino, tanto mascara che è quello di Rare Beauty che mi sta per abbandonare, e sulle labbra potete vedere indossato il prodottino di Pixi di cui ho parlato nella capsule collection, proprio perché non volevo togliere importanza al trucco occhi. Ora mi avvicino, così vedete bene tutte le varie sfumature, un po' da scarabeo barra aletta di farfalla, e poi torno insomma, a questo zoom per i saluti finali. Eccoci qui. È come se praticamente avessimo creato un multichrome partendo da pochissimo. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia rilassato, che vi abbia dato qualche spunto creativo, anche magari quello di andare a ravanare un po' nel canale di Carla, perché ci sono parecchie idee per look belli, poi lei ha parecchie palette che molti di noi abbiamo, quindi è bello trovare ispirazione. Io vi auguro una buona giornata ovunque voi siate, a presto, ciao!